Asia Argento non ha peli sulla lingua, e quando parla del suo rapporto con Fabrizio Corona, la coppia è sulla bocca di tutti, soprattutto grazie alla loro intimità molto attiva. Asia Argento e Fabrizio Corona sono la coppia più chiacchierata del momento. I due fanno parlare di loro per le foto e le parole che si scambiano sui social. Ecco cosa ha rivelato sulla passione travolgente con l'ex paparazzo. Asia in TV parla di Corona. Ormai la fase più triste relativa ai suoi pasticci passati con Jimmy Bennett, il suicidio di Bondine, il suo ex compagno e gli insuccessi lavorativi, è passata. Adesso l'attrice sta lentamente tornando a vivere anche grazie ad una persona che le sta molto vicino, e di cui i giornali non possono fare a meno di parlare. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, ovviamente. La figlia di Dario Argento ormai salta da un programma all'altro per parlare della sua nuova storia d'amore. Alcuni dettagli, soprattutto quelli intimi, lasciano davvero senza parole. Asia, infatti, non si è fatta problemi a raccontare dei loro primi incontri. Abbiamo fatto sesso sul tavolo per ore, mi ha steso. Solo qualche ora prima era stato l'ex paparazzo dei VIP a rendere nota la sua versione dei fatti su Canale 5 a Verissimo, ospite di Silvia Toffanini. Asia è stata invece intervistata da Mara Venera domenica in Sulla Rete, ammiraglia della RAI. Il rapporto tra Asia e Fabrizio, come noto, è il gossip del momento, dunque sono davvero tanti coloro i quali stanno affrontando l'argomento della loro relazione. Asia è rinata con Fabrizio. Pare che sia stato proprio l'ex di Belen Rodriguez a cercarla. Lui ha voluto avere un rapporto con lei, e a lei questo ha lusingato molto. Sono due dannati ed è per questo che c'è molta affinità. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona a Verissimo, lui le avrebbe preso la testa tra le mani, per poi lasciare che la passione giocasse con i loro corpi. L'ex marito di Nina Moric ha raccontato che i due hanno bevuto insieme una bottiglia di vino mentre parlavano di lavoro. Poi hanno parlato per ora del loro lavoro. Infine è scattato un bacio appassionato e poi Corona avrebbe messo sul tavolo Asia. Abbiamo fatto un amore bellissimo, un amore che sarà durato un'ora. Ci siamo veramente scambiati qualcosa di profondo. Asia, dal canto suo, ha confermato la versione di Fabrizio Corona a domenica in La Donna ha raccontato. Mi ha steso, che ci potevo fare? Mi ha stupito. È una persona sensibile, profonda e molto dolce. Mi ha stesa subito. Lui è bellissimo, più buono del pane. L'attrice però ha anche parlato di baci, abbracci e carezze, insomma qualcosa che comunque si è rivelato molto tenero. A Mara Venier, l'attrice ha rivelato che sentire Corona parlare di loro così intimamente, l'ha infastidita molto. Non volevo mai più vedere neppure lui.